Ma a livello di fatica ce l'ho te fai come me, vero? Sì in mezzo alle erbe. Comunque andare nelle impronte degli altri è meglio, eh? Sì, fai meglio, vai. Dalle impronte del cavallo. No, come non si fa? Rosse. Dopo mi spieghi quella storia dei 3 anni.
Eccomi. Dite cacca. Aspetta che ne faccio un'altra. Dai lì che. Dite cacca. Senti, era un piattone, dai Carlo, sciocca. Io credo che fosse un piattone, a casa mia sono così. Hai sentito la sciocchina? No, sono proprio ignorante. Un bel prato che c'è. Proprio, ma terzo lì. Non so se ho preso. Ah, ecco lì. Allora ragazzi, qui siamo sullo spartiacque Emilia Romagna Marche, ok? Via! Questo bello angolino, quando ti trovi lì e fai... Mi metto sul pianto. Andiamo, dai. Come sei, Anna Maria? C'è il laghetto, cioè. Ci vuole la barca qui. Scarsa, dai. 6 km, abbiamo 4 km, meno di un'ora. Dai.
Mi ha fatto 200 metri di livello. Perché ci ha aperto, non ce la fanno andare giù. Ti guardavo. Se lo citava. Andiamo. Salto, fate un salto. Bravo, che atleta! Salto da atleta, cos'è che ha detto? Che atleta! Ma dai, per un saltino Hop. Un saltino così. Beh, meglio che 55 km. Fa lo spiritoso? Senti là! Ma se sono bene, andiamo! Tutto insieme! Importo del mese con gli arretrati. Quindi secondo me il primo di maggio li hai. Se hai già visto l'importo? Va bene, è lavarsi... Il resto. Amore, se vai nell'acqua profonda ti lavi il resto. Sì, ma non ne avevo voglia adesso. Dai. Io vado vicino a studio. Poi bello che giovedì torno su e il venerdì ci parto per le 3:00. Stamattina mi tutto bello riposato. Riposato un po' d'ora. Arrivo. Ai ai! Cellulare! Ah! Dove è uscito? Dalla tasca dello zaino. Allora, finito il sentiero, prendiamo la strada, gli ultimi chilometri, penso 2-3 chilometri. Eccoci arrivati. Oh, Ferno. Per vedere il paesino di Onferno, quello è quel borghetto che sopra. Chi vuole? 2-10. Chi ha il casco e le frontali se lo prende. Lo zaino e i bastoncini non servono, eh?